Siamo con Federico Trianni, responsabile distribuzione retail Italia di BNP Paribas Asset Management. Venite da una conferenza al Salone dove si è parlato di innovazione e sostenibilità nello scenario della globalizzazione. Qual è il messaggio che state lanciando? Il messaggio che è emerso forte è un link nuovo tra effettivamente tradizione e innovazione, quindi l'abbiamo provato a declinare attraverso degli esempi di aziende che lavorano nell'ambito del food, del cibo e quindi della sostenibilità ambientale, declinando quindi le più antiche tradizioni dell'agricoltura con le più nuove innovazioni di tecnologia proprio per migliorare dal punto di vista sia di performance ma anche di sostenibilità ambientale, visto che la scarsità di risorse è un tema ormai preponderante. E come si può tradurre tutto questo sul fronte degli investimenti? Si può tradurre in maniera completa. Noi abbiamo una gamma marchia Tesserai che quindi sfrutta i criteri ESG, Environmental, Social e Governance, particolarmente ampia, quindi possiamo declinarla sia tramite l'investimento obbligazionario, sia azionario, sia addirittura in prodotti strutturati tipo multi-asset. Diciamo che il tema centrale forse oggi è più facilmente declinabile con l'azionario, su cui noi proponiamo dei fondi tematici globali, con un orizzonte di medio-lungo periodo, facile anche da raccontare all'investitore finale con cui condividere, quindi un orizzonte ben definito. Infatti state sviluppando molto i fondi tematici, ce ne sono un paio che magari lei si sente di menzionare in particolare o anche uno? Sì, diciamo i due più larghi che a noi piacciono particolarmente, facendo salvo che chiaramente tutta la gamma merita pari dignità, diciamo, sono il Parvest Global Environment e il Parvest Climate Impact, che sono due fondi che vanno a coprire tutti i settori industriali. Ecco, quindi questo ci terrei a precisare, il fatto che siano dei tematici, non vanno caratterizzati come dei settoriali, nel senso che il tema di investimento è uno, sfrutta tanti macro trend ma può andare a investire in tutti i settori dell'industria. Grazie dottor Trianni, grazie. A voi, grazie.